Buongiorno a tutti, siamo oggi qui alla giornata nazionale relativa al Cluster 4 Digital Industry and Space e oggi abbiamo diversi speaker ed esperti sia della Commissione europea sia per quanto concerne chiaramente la delegazione, quindi la rappresentante nazionale del Cluster 4. Abbiamo qui con noi Jürgen Thiedje, Mathieu Delescluze e Francesco Barbato che ci seguono appunto online direttamente da Bruxelles. Jürgen Thiedje in particolare è il Lead of Unit di DG Research and Innovation, nello specifico che lavora maggiormente nei temi di Industrial Transformation e dirige appunto l'unità E3. Mathieu Delescluze, Deputy Head of Unit dell'unità D1 Research Strategy and Program Coordination di DG Connect, mentre Francesco Barbato è un Policy Officer che all'interno dell'unità B2 di DG DEFIS lavora maggiormente nei temi di innovazione, startup and economics. Adesso chiaramente inizierò a parlare in inglese proprio per i nostri speaker per permettere di iniziare i lavori di questa giornata. Hello Jürgen, hello Mathieu, hello Francesco. I have just introduced you here for our National Info Day. Of course, I would like to thank you for your participation in this event. And I just would like to give the word right now directly to Jürgen Thiede to present the destination related to industry and also the overall cluster for digital industry and space. Thank you, Jürgen. Can you hear us, Jürgen? Good morning. I'm just checking Good if morning. Mr. Thiedje can hear us. And of course, we cannot see you at the moment. Okay, so let's wait a few minutes to check if Mr. Thiedje can reach us. I'm here. Good morning. Someone switched off my camera, but that's fine. And Good morning. in the meantime, maybe I can call back Mr. Mathieu Delescluze to present a bit the cluster four since we have a problem with Mr. Thiede. Sorry, Mathieu, No, I think. we had a specific problem at the moment with Mr. Thiede. I just saw him actually. He was there in the backstage. Cari, io non sento nulla. Good morning. Am I on stage? Scusatemi, io non sento nulla. Perdonatemi. Io non sento proprio nulla. Sì, ma mi ha detto qualcosa e non lo sento. Perché non sono chiamato? Partiamo con Mattia e vediamo di solito. Sì. Certo. Sorry, Mr. Delescluze, we have some issues, so I cannot listen to you at the moment. I can hear So you. I don't know if you would like to introduce a bit the cluster four in the meantime that we solve our technical issues in terms of the major novelty and also the reasoning behind the cluster four and the connection among the three different communities, digital, industry, and space. Thank you. So I understand I am on stage. Good morning, everyone. I am Mathieu Delescluze, Deputy Head of the Unit
in charge of research Io strategy purtroppo and però program. non sento loro, non Sorry, sento I have nulla. someone talking to my ear. I cannot Ok. talk if I hear someone talking to me. Yes, can you hear me? Yes? Okay, perfect. Now I can hear you also as well. Okay, so do you want your presentation, I guess? Yes, I am. Now I see that I'm sharing my presentation. Perfect. Okay, so you can start, and in the meantime, we will solve the issue with Mr. Jürgen Thiede. Thank you, Mathieu. I'm sorry for this technical issue at the moment. Okay, so I understand again, I'm on stage, so good morning, everyone. I'm Mathieu Delescluze, the deputy head of unit in DG Connect, in charge of research strategy and program coordination. And it's my pleasure to be with you today to present you the digital part of this cluster. As you know, this cluster is gathering three important components: industry, space, and digital. And they have been put together because it was thought that there are a lot of synergies to be achieved in the research and technological developments in those three areas. So, digital for manufacturing, in particular, and for greening the manufacturing industry, digital core digital technologies as such for their own developments, and also digital in space, but space technologies as well have other developments. So together there is a lot of synergies to be achieved, and that was the rationale behind the merging of the three areas into one cluster, one big cluster, which is also of course a challenge for every one of us in preparing the work program and also reaching out to all the relevant stakeholders. But we hope that it will generate also a better integration of the various communities which are developing their technologies so far. So we hope that this will also help stakeholders and applicants to find also maybe a non-traditional or less usual partners in projects to make sure that we can exploit the synergies and what can be done together. On this first slide, you see the main political documents that we would like to invite you to read in preparing the proposals. You have the space strategy, you have the action plan on critical raw materials, which is an important component of this cluster in Destination 2, the Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive Europe. And as far as digital is concerned, I would like to highlight two strategies in particular. The first one was published last year in February 2020, the European Data Strategy. And the second one, the Europe's Digital Decade, Digital Targets for 2030, was adopted in March this year. And these two documents in particular really highlight the political commitments and the goals, the achieve the targets that the EU is setting to itself and to the member states. And this is the framework in which we are all acting and trying to make progress. And for sure, this cluster will make a decisive contribution in terms of technological developments to the achievement of these strategies. So it's important to be aware of that so that you can also put your proposals into their context and see also where we the Commission proposes to go. So the cluster itself is structured around six I'm sorry, destinations. Mathieu, Yes. can I ask you to put the presentation in presentation mode? No, it doesn't work. I did Ah, it okay. in the in it when it when I do that, it disturbs the presentation. I tried at the test Okay. session. I hope it's Nevertheless, still we could say fine. to our proposers that all the presentation will be available. So, Yes. despite we have it like this, there is no problem for look at the presentation also afterwards. Thank you. Yes, exactly. I hope you can still read it. Yeah, I think so. Yeah.
So there are six destinations in this cluster, in this first work program, which are mapping also the key strategic orientations that were set out in the strategic orientations for Horizon Europe for the first 4 years. So you have the high level political strategic orientations on the left, making Europe the first digitally enabled circular and climate neutral and sustainable economy, which is the first orientation. The second one, promoting an open strategy autonomy by leading the development of key digital and enabling and emerging technologies. And then creating a more resilient, inclusive and democratic European society. So they have been outlined in the strategic plan for Horizon Europe, and they are really structuring also the goals of the various work programs across the clusters. And each cluster has six destinations to try and also contribute to achieving those orientations. And these destinations are on the right of this table for cluster four. The first two will be presented by my colleague Jürgen Tiedje. The third one on data, the fourth one on digital emerging technologies, and the last one on human-centered and ethical development of technologies, I will present them. They are mostly loaded with digital topics. And then the presentation on strategic autonomy for space will be presented by my colleague Francesco Barbato as well. These destinations have also the objective to contribute to an impact, what we called an expected impact, which is more or less self-explanatory in the title of this destination. So we want to achieve a climate neutral and circular and digitized production of manufacturing. We want to achieve digitized and resource efficient and resilient industry, and so on. So the destination title are referring to the expected impacts that we want to achieve. And this is well explicit and well detailed in the strategic plan, but also in the work program itself. And again, that's the contextual information that you should be taken into account when preparing a proposal, because the Horizon Europe is really built from the impact side. So more than the predecessors, it is impact oriented. And what is important is that the topics and the proposals do contribute to achieving identified impact and well explicit impact. So really, this is something we could not insist enough on, is to try to look at Horizon Europe from the impact perspective, what we want to achieve, and again, pull together the knowledge, the expertise, and the various know-how from various disciplines and from various departments, and not only the silos that we have had too much in the past. So really pulling resources together in cluster four, and from industry side, space and digital, trying to achieve high level impacts and in view of the political goals that the political documents I have highlighted also outline. So this is a bit the philosophy behind this cluster and behind Horizon Europe. And I would really invite everyone to take this impact, expected impact, key strategic orientations, and the political context into account when preparing proposals. Now, if I go a bit more into the details and the operationalization of all this, we have first to highlight that Cluster 4 is very loaded or heavy in terms of partnerships, which is a very efficient tool, instrument within Horizon to make sure that we can achieve impact. We can also have industry and public sector aligned in terms of objectives and achievements. So you see the list of 10 partnerships in Cluster 4. The first three are related to the industry part of the cluster. They are all co-programmed partnerships, meaning that the
the topics of these partnerships are set out in this work program, and you see also the budget that is associated to them. And so the first three will be also presented by Jürgen Tidier in the first two destinations. Then you have the five digital-centric partnerships in blue. And here, among them, you have three joint undertakings with their budget also indicated here, EuroHPC, Key Digital Technologies, and Smart Networks. So these ones, they are standalone, in a way, small program in the program, in the sense that they have their own regulation, their own legal basis, which is currently still under negotiation, and they will develop their own work program in the coming months. So they have started, even if they are not officially yet established, they have started to prepare work programs, but they are also already only at early stage of orientation, so we cannot present anything at this stage. But these are, of course, very important, and you see the budget is sizable, very important parts where industry, member states, and the Commission will together design strategic research innovation agendas, and also topics and work programs to deliver technologies closer to the market. Then you have two co-program partnerships in digital artificial intelligence, data and robotics, and photonics, which are, as I said, co-program partnerships. So the topics of these two are present in the work program that we have published on the 22nd of June. So this is part of Destination 4 in particular. So we'll go a bit more in detail in a minute. And then you have one partnership on space that Francesco will probably present as well. And last one, which is not directly I would say linked to Cluster 4 specifically, but it's more a cross-cutting joint undertaking on metrology. So this one will not go through today. So this is important to keep in mind, the 10 partnerships. And then again, the six destinations that I have already listed, with the budget associated to them, you see on the right. In total, it's about 3.5 billion euro in this first work program, out of 15.3 for the total period of Horizon Europe, including the next generation EU budget, which was added last year compared to the initial proposal. So let's maybe start. I understand I should continue now with the several the various destinations. I will let Jürgen present this one, but just to highlight the more digital topics of this first destination, which is the industry-centered destination on manufacturing, construction, and circularity. So you see in red that there are, in particular, in four topics in this first work program for 94 billion euro, where we have digital technologies in particular developed. It's in the context of the Made in Europe partnerships. And you see here these four topics are just detailed here. I will not go into the details, but the main objective of these topics is to, in fact, increase the agility and the flexibility of production, make it greener through AI, through laser-based technologies. So it's the titles are speaking for themselves, and digital technologies are, of course, important enablers for those purposes. Then in the second destination, we have, again, it's an industry-centered destination with a lot of materials, topics related to materials and raw materials. But you also have a few topics related to the digital side of the cluster as well. It's in red on this slide. And you have in particular in 21,
you have one such topic. You have had two others in 22, which we are not going to present today. But the one in 21 is this innovation radar that you probably know already, which is it has been a project already in H2020, which is to make visible EU-funded innovation so that we can create better ecosystems and better awareness of what is what type of innovation is available for SMEs or all types of actors. So it's a relatively successful project which will be continued, and you see here all the details about the budget, EU contribution, and the call period. So again, these two destinations will be presented in more details by my colleague Jürgen Tiedje, and here I have just highlighted the more digital elements, if you will, of these two destinations. Now I will go into a few minutes left in order to go. So if you can go more specifically, thank you. I will go faster. All the information is in the slides, so you can also look at them afterwards. The third destination is the world leading data and computing technologies destination. Again, I've highlighted the European data strategy at the beginning. Again, I would invite you to read it if you want to make proposals in this area. And this destination is divided into three headings: data sharing in the common European data spaces, strengthening Europe's data analytics capacity, and cloud to edge technologies. And for each of these headings, you have the topics here with their all their details, which are present here. So the 2021 topic. So we are not presenting today the 2022 topics, which will be for next year. So this is for the first call, and you have the development of data technologies for European data spaces in the future. So it's a relatively general purpose and sector agnostic type of technology. So no specific data space application, but it is supposed to be generic technologies to ensure data, the privacy and security, and also interoperability of the data. And then you have the destination four, which is the bigger one, if you will, which covers a lot of digital ground. You see it's divided into many sections about microelectronics, so the ultra low power processors, innovations in electronics, photonics, 6G, AI, data robotics, leadership in emerging enabling technologies, and the important quantum topics, which are a sizable budget, and also determining for the future of Europe. And then the graphene as well, which is the prolongation of the flagship started a few years ago. So all these are the number of topics and the budget associated in the 2 years, so 21-22. But here again, I'm detailing in the next slide all the topics which fall into different headings of this destination, but only for 2021. So the slide before, it's really all the topics of the work program with the numbers and the budget, and here it's really the 2021 topics with their various detail and most important information attached to that. So it should help you read also the structure of this big work program. And then this one is continuing the destination four. It's the quantum in particular. The quantum are structured into a framework program, a framework partnership agreement, FPA, and then declined in several specific grant agreements as outlined here. And I will not go through all of them for the lack of time. Also, just to signal that, as you know, there is Article 22.5, which is invoked for these higher TRL quantum technologies topics. So for all this FPA, Framework Partnership Agreement, and specific grant agreement,
you have an application of Article 22.5, which restricts the participation for the moment to the member states, Norway and Iceland, as it is outlined here. But there is currently discussions with the member states and with now the candidate associated countries to get further reassurances from the associated countries that they can participate without putting any risk on the security and interest of the EU. And this assessment will be done in August, September, depending on the replies we get from the candidate associated countries. And if some of them meet the conditions and the requirements, then they will be added to these topics. They will be able to participate, and this will be done through an amendment to the work program. So this is something that you may have also been aware. It's ongoing, and it's linked to the particular sensitivity of the higher TRL quantum topics in terms of strategic autonomy and interest for the EU in the future. And now the last, and then I'm done, the last destination is about the human-centered and ethical developments digital and industrial technologies. And here we are emphasizing in particular the trust element of the technologies. So in particular for AI, but also for the internet technologies, where we have a number of topics over the 2 years that you see here with their budgets. And then an element of extended reality, where we hope to make Europe back into the technological race as well. And the detail of these topics in 2021 is outlined here with all the list of topics under these various headings in 21 and their information on the right. So I'm sorry to have been a bit quick. It's a lot of ground in the digital area in this cluster. So it's, as you see, we have had actually specific info days where you can watch all the details of these different topics presented by the experts. So this is the URL where you can access all these presentations of the topics. And I would invite you to look at the specific topics where you are interested. But I hope that this presentation, even if it was quick orally, at least you have also then the reference to also structure the way the topics are organized in this cluster as far as digital is concerned. Thank you very much, and I give the floor back to you. Thank you. Thank you. Thank you, Mathieu, for being with us. With this switch of speaker of the last minute, you were really able to present the cluster 4 with all the three components of this cluster, which are actually really three distinct components, but at the same time, you were able to present also the necessary collaboration that should be done within those different also proposals in the cluster. Of course, Mathieu de l'Esclusa would like to highlight that was presenting more the digital related topic calls, but we have now also other different speakers concerning the two other souls of this cluster 4, so concerning industry and concerning space. I would like to kindly ask in the meantime and to remind that for the question we have as well opened the Slido session, so all the proposers are able to ask their own question right now via Slido, and we will be able to read them with our speakers afterwards. I do not want to waste time and give just pass the word to Mr. Tiedje. I'm so sorry, Mr. Tiedje, for these technical issues that we had, but as usual with the online events, it could happen. So, of course, we are here to help you as well to disseminate all the different open calls that the European Commission is launching for our community.
Mr. Thiedier, can you please show us also the destination with a focus with industry? Thank you for being here. Good morning to everybody. I hope you can hear me and you see my first slide. Could you just confirm? At the moment, we can hear you and we can see you, but not we cannot see these slides. So if you wish, we can show them. If you if you can show them, then we do it like this. Yeah. Because I put them on my screen. Just one. So good morning, everybody, and sorry for the technical glitch this morning. And thanks to Mathieu for stepping in. Let me just see that I close here mine. Yeah, we are in the digital world, so you have not to apologize. I had to change from Internet Explorer to Chrome. And now it's working, I hope. Yeah, okay, can you? Okay, good. Can we go to the next slide? Yeah. And thank you. In my presentation, can you go to the next slide? Thank you. In my presentation, I would like to give you an overview on three points and actually reinforcing what Mathieu Delecluse has said. If we go back to the next slide first. Can you go back to the next slide, to the first slide, to the previous slide? Okay, leave it like that. I would like to give an overview. What do we understand by expected impact? Because there was lots of talk about that we need to increase the impact of these work programs compared to Horizon 2020. And I want to be a bit more concrete what it means. You find also the term expected outcome in the topic text, which matters for you primarily. But let's come back to this. Then I would like to show to you the Green Deal dimension in this cluster. And you see, we are acting here. We have three speakers from the Commission. So we are like a trefoil. We heard about digital. I will focus now more on industry, which is strongly linked to Green Deal. And then you have the next speaker speaking about space. And then I would like to shed some light on partnerships and the Green Deal. And as Mathieu has already indicated, I would like to focus on three partnerships: Made in Europe, Process for Planet, and Clean Steel, and sets a wider context for you. If we can go to the next slide. Okay, strategic priorities. I'm giving you here the link to the so-called strategic plan. The strategic plan is the overarching document which has guided us to write the work program. And here we have three main strategic drivers, or we call it key strategic orientations. And you find them in the strategic plan, not in the work program. Can you go back to the previous slide? Thank you. Open strategic autonomy. This means we are not living in a Europe where we want to protect just our economy. We are open to the world. We are open to innovation. But we need also to think more strategically about which technologies we have in Europe and how to make best use of them. And this is be it the digital side, but think also about the access to raw materials. And if domestically you don't have access to raw materials, think about the value chains, which have been interrupted due to the last to the pandemic in the last 15 months. We would like to move to a Europe which is digitally enabled, circular, and climate neutral. So it's really a sea change which we envisage. So if you read topics about zero defect manufacturing, for instance, you will see also an important complement to this. This means zero defect manufacturing leading towards zero waste, not only competitiveness. We would like to put stronger emphasis on an inclusive European society. What about the skills? What about cooperation with social partners? All this you find in the topic text, and if you wonder why, it's coming from the strategic plan. Next slide, please. Okay, Mathieu has already showed to you here, this is the link between the key strategic orientations, and destinations are a translation of the key strategic orientations. So if you find on the participants portal, Twin Transition, it corresponds to making Europe the first digitally enabled, circular, and climate neutral and sustainable economy. It's linked to this. So you have to read
I think also the strategic plan, and I will present this a bit more in detail. We have also in the participants portal the destination resilience, and here you have a much stronger link to the open strategic autonomy, to the dependence of Europe on the value chains, and also the be it technologies, be it sectors, be it also raw materials. And you have destination six, where you have a strong focus on a more resilient, inclusive, and democratic society in Europe. If we can go to the next slide. Okay, you saw this. I would like to focus here on, we call it destination one and two, but officially we should not use this numbering. We have climate neutral circle and digitized production. We have presented to you a work program for 2 years, 2021-2022. And the info day today is, of course, about the topics which have been open for 2021 and for destination, with these two destinations highlighted in violet. I think this is the call deadline is the 23rd of September, which is quite narrow, but we indicated, we gave already lots of information. Let me go to the next slide. Thank you. That's an important slide. It shows to you our thinking about expected impact and outcome and topics. You see here three bubbles. And when you see the expected outcome in the topics and you think what to write, this is what is in the sphere of the control of a future project. What should the project concretely achieve? But for us, it's very important that you do not limit your assessment what to put and the proposal into the, what you can control. Three demonstrators, three use cases, but also what you would like to achieve and where you would like to look for influence. And this is dissemination, exploitation, business strategies, but also looking at which direction of travel you would like to take. And you have a sphere of interest. So if you read something about reaching out to social partners, they're also part of the sphere of interest, because anticipating skill sets of staff in companies is very important to bring them along for new innovations, for new technologies. If we can go to the next slide. Okay, let me come now, what does this actually mean, the expected impact, and to shed some light. And you have seen already this slide by shown by my colleague Mathieu. You have the recovery plan for Europe, where huge investments are taking place at national level. So it's a whole idea of resilience and how can we come back very quickly, and also how can we manage better a shock which we are facing last year. I'm talking about repurposing of manufacturing, for instance. What can we do to be more flexible? We have the Green Deal, and today there will be a huge announcement by the Commission. I cannot give you the details. But the debate will be, what about the reform of the ETS directive? What about the reform of the renewable energy directive, with key figures which will change to meet the target for 2030? Say, how can we reach a climate target of 55% of greenhouse gas reductions? There will be big announcements today, and I invite you to look into it, what will be presented on the websites. I think the newspapers are already full on this. We have a Europe fit for the digital age. Mathieu already mentioned it. And we have the updated European industrial strategy, which was presented early May. And here, let me draw the attention really, is that have a look into the strategy, have a look into the staff working documents, which you find on the websites of the Commission. Just type this in. You will find an analysis on what is happening on the steel sector. You have steel topics. Invest time to go into this. You will find the action plan on critical raw materials, which is relevant for destination two. Look into it. The themes we are covering under destination two related to raw materials are actually replicated and already explained in this action plan. Very relevant for you for destination two is also the chemical strategy for sustainability. What new worlds of chemicals we would like the next generation of reach. And here I would like come back to this. We have this new concept of safe and sustainable by design. So these are background documents for you, like you find in a backstage and you're preparing for your proposal. Start investing your time to look into this, what is really publicly available. There are many key data
For instance, on energy-intensive industries, you find new key data also in the European Industrial Strategy. Can we go to the next slide? Okay, let me give you a bit more context. And how do we see green technologies? There's lots of discussions actually on digital technologies and how can we catch up with the United States and with other big players. Where do we stand on green technologies and what is our perspective? Our perspective is that we are still in the lead. If you look into climate-related technologies, if you look into technologies related to bioeconomy, you see the measurement in terms of patent applications, scientific publications. But we have a firm belief we have maybe 3 or 4 years. And if we miss the boat, the others will start catching up. So this is a message I would like to give. We still feel we are in the lead, but where we will stand in a few years' time. Not only when it comes to scientific publications, also by patent applications, how do we catch up? We're still strong, but that's a message I would like to convey with these figures to you all to think about it when preparing your proposals. Can we go to the next slide? Thank you. Now, I come with a few examples, new flagships we are preparing. One which you find in Destination 1 and which you find, it's a new flagship we would like to propose. It has been driven by the energy intensive industries, the process for planet partnership. And the idea is slightly different compared to the successful model of digital innovation hubs. Hubs for circularity, we're speaking about something very big, a first of a kind lighthouse demonstrator plants of nearly a commercial size, who would like to implement this principle of industrial symbiosis or even industrial urban symbiosis. How to turn waste into something useful. Waste means, what about the feedstock, fossil feedstocks, using them as an alternative feedstock, the waste. What about energy? What about water? And we would like to use actually first of a kind plants used in the energy intensive industries. How can they work when it comes to waste with regions and cities? And that should be a collective effort we would like to have. And we hope that also regions are engaging with this. So if you think about making a proposal, think also how you can actually engage with regional authorities. It should be implemented well beyond research innovation. And so this is a first shot with topics which we have proposed. There's one CSA. There is one on industrial urban symbiosis, area, and we also propose an innovation action on solid waste, focusing in particular construction, where we see as a big need to act. For those who would like to get more background information, we organized a workshop on the 21st of April. This workshop is full of materials with very interesting presentations made, and have a look here on YouTube if you're looking for more background information. Could we go to the next slide? Thank you. I'm going now to the world of chemicals and advanced materials. The chemical strategy for sustainability presents a new concept, and it is between admission of new chemicals under REACH. There will be a reform of the REACH regulation, and what we want to do on advanced materials and products. So we should see it together. And we start thinking about developing a staff working document, setting criteria. What do we understand by safe and sustainable by design? Safe, we know from the REACH regulation. It's about hazardous substances, it's about toxicity, how to protect the health. Sustainable is actually taking it much further. What about circular? What about economically thinking? What about the impact for society? How to translate this? What is the time we can take to reduce for research and development? Can we have more cost-effective innovation for innovators? Can we get in future chemicals and advanced materials faster to the market? How can we prepare better for future regulatory challenges when we design new chemicals and advanced materials? How can we have, at the end, safer products and better consumer acceptance? And we are guided here by learning from nature. We are guided here, how can we produce products in a safe and sustainable way?
and how can we develop solutions for citizens. We published a mapping study, and you see the link here at the end of the slide. I invite you to have a look at it, because we have proposed three topics on safe and sustainable by design, one on metallic surface coatings, one on polymers, and a CSA, where we would like to set up a high-level expert group. And we are aware that I think there's lots of interest in the platforms on this, be it SESCM or others. So if you think that is something where you would like to engage, you can either make a proposal under the topics we have suggested with well-defined application areas. But you can also think how you engage in this future CSA, complementary support action, which should become a huge network with high-level experts. These are two examples I wanted to show. And okay, I'm conscious of timing. Let me catch up now. Let's go to the next slide. Okay, you can see much more details here on these videos. If we can go to the next slide, and these slides will be all made available, where you find many more information. You see even answers to questions raised. Please use these links to investigate further. Can we go to the next slide? Let me focus quickly now on three partnerships and what we have. Three Green Deal partnerships, and maturity indicated the others. I would like to focus on Made in Europe, which is the successor for Factories of the Future, Process for Planet, which is the successor for Spire, and Clean Steel, which is a new partnership coming out of the funding scheme we offered under the Research Fund for Coal and Steel. And you see here the scope and the goals. And on Made in Europe, we have a strong digital component, maturity explained it, but we have also a green component, zero waste, circular. And if we can go to the next slide, I think we should be clear, these partnerships exist. You find here a link where there was a memorandum of understanding, which will be made soon public, but here you find all the narrative around it. So the implementation principles is there is union budget. For concretely speaking, we would like to trigger more private investments. So we are running currently a test case for some of the topics, where you find a funding rate of 60% for companies and for innovation actions. We'll see how the participation will be, but we wanted to send a message. Can we trigger more private investments via partnerships? Partnerships should implement their commitments and their contributions under their responsibility. We are working with an annual work plan. The principle is the Commission, in co-creation with the industries, prepares topics. And we have partners who come in with their own activities and their own investments. I would like to pass one strong message. You have not to be a partner to join such a topic. On the contrary, these topics are very open. We are aware that on average, two-thirds or even beyond 70% of participants and calls related to partnerships under Horizon 2020 were not members of a partnership. So it's really open for all, but engage with the private side of the partnerships to learn more. If we can go to the next slide. Okay, I have not the time to go into this detail, but there you find in a flashy way what actually Made in Europe is about. It's digitalization, automation. We have a topic on biomaterials. We have also a topic actually in Destination 4 on biointelligent manufacturing. We have the resilience. We have a human-centric approach. If we can go to the next slide. Okay, this is the background information which I would like to share. You find here on the column on the left side the topics. And you find at the top actually the key performance indicators which we have agreed with the partnerships and which you find also in the memorandum of understanding. For those who are interested, it shows that we have actually a very good match between the KPIs of these partnerships and the topics. I will not go through this in detail, but I wanted to share this important background information so that you better understand KPIs of a partnership, participating in proposals and a future project, all this fits together. Can we go to the next slide? Processes for Planet. Okay, I spoke about the Green Deal. Here you see an overview, and you know this chart coming from the Green Deal, and we have here three
types of KPIs, which I quote here. One is on climate, we have circularity, and we have competitiveness. Because if we don't have competitiveness, competitive process industries in Europe, we can forget about the rest. I put in red that here that actually the industry committed to have more than 15 hubs for circularity in the process of development. So it shows to you that the circularity hubs we have in mind, or better, the hubs for circularity, really offer a big potential also for working with the industries. So matching here interests of regions and interests and industries will be very important. Can we go to the next slide? The next slide, please. Thanks a lot. This partnership has particular features in their governance. There are two things. First, I think the industries agreed with us to have a feedback mechanism with NGOs, with trade unions. So when it comes to not to topics, but to first orientations on a work program, we would like to cross-check with NGOs, with trade unions, are these first orientations really matching with their expectations? We all know that societal acceptance of what industry wants to do is quite important. I have not to recap to you about the Friday for Future movement and what it triggered actually last year. For those who are running projects, a very important mechanism is the so-called impact panel. So what do you do with projects which reach RTL 7? And you know, 2 years before the end of the project, we are now setting up a so-called impact panel with the EIB, the European Investment Bank, very interested, who can offer funding at the level of TL 8 and 9, but also with member states who can offer national funding in this regard, so that we open up a dialogue between portfolios of projects who say, in 2 years, we will be ready with TL 7. We would like to present this and facilitate for others also to say, here, look, we are actually interested to engage, to follow this, to get this into our plans and to come back much earlier. This is actually about accelerating the green transition. Instead of working in steps, we can actually make a dovetail process. And here, this will also be very relevant for the innovation funds of DG Klima. Can we go to the next slide? Okay, this is what we did as for Made in Europe. You have your topics for 2021. You see on the left side, the topics related to a process for planet. But you also see here actually the KPIs and the matching of the KPIs. And it gives you an indication already where maybe if there are too many too much white color, what we have to do more for the work program 2023, 2024. Can we go to the next slide? Okay, so I think thanks a lot for your patience. I hope I was not too long. I would like to summarize now my conclusions. I tried to explain to you how we would like to ensure that we have more impactful work programs under Horizon Europe. And I was giving you concrete hints, in particular my slide about the sphere of control and the sphere of influence. And to think about my idea about the backstage when it comes to the industrial strategy, the chemical strategy, circular economy action plan, the action plan on critical raw materials. There the Commission is setting the scene and sets the European priorities. I would like to highlight to you that this cluster is less a driving force for emissions that we are not touching on for the time being, but is a strong driving force to make it happen. But these partnerships are open even for those who are not members or who do not have the intention to join them. So thanks a lot for your attention. So I'm coming to my last slide. And I would like to thank in particular this helping hand here, which tried to overcome my little little technical glitch. Thanks a lot. Thank you, Jürgen, for this presentation, for giving to all the community, the Italian community, the hints concerning and tips concerning the different KPIs also of the partnership. This is something that I would like really to highlight. Please have a look to them as well as to the different strategic research and innovation agendas of the partnership that also Mathieu Delescluze has presented to us, because they give to us lots of information, useful information to present the proposals. I do not want to waste other time. Of course,
I emphasize that you have the chance as proposers to make your question via Slido and to ask to Jürgen and to Mathieu if they can stay with us for the question and answer session. And I would like to give the word to Francesco Barbato. Francesco, tell me if you prefer to talk in Italian or in English. To me, it's the same as well, so just... Buongiorno, possiamo fare tranquillamente in italiano. Perfetto, benissimo. Grazie mille, Francesco, per essere qui con noi. Appunto, Francesco è un policy officer della Commissione Europea di DG Defis e ci presenterà maggiormente la Destination 5 dedicata allo spazio. Credo tu stia condividendo lo schermo, se puoi metterlo in full screen. È in full screen da parte mia, quindi spero che adesso si veda correttamente. Purtroppo ancora non lo vediamo. Se è possibile, possiamo fare noi con l'aiuto della regia la stessa cosa che abbiamo fatto con... Come volete, il mio schermo adesso è a schermo intero. Possiamo condividiamo magari... noi se non è un problema, che così almeno vediamo effettivamente insomma il full screen. Non è un problema. Perfetto, grazie. E a te la parola, Francesco, grazie. Allora, un secondo che mi riorganizzo. Ok, buongiorno a tutti. Vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato a questo evento. Una volta all'Infodero in un'occasione per incontrarsi di persona e di parlare un pochettino anche all'atere, diciamo, della presentazione fatta dal podio. Speriamo di tornare presto a questo formato, al vecchio formato. Ad ogni modo, ormai siamo tutti abituati al digitale, quindi proseguiamo in questo modo. E voglio anche ringraziare i miei due colleghi della Commissione per aver inquadrato un pochettino il contesto del Cluster 4 all'interno di Horizon Europe e aver spiegato un pochettino quali sono le sinergie che cerchiamo all'interno del Cluster 4. Quindi, nella mia presentazione mi focalizzerò soprattutto sulla parte spazio, quindi sulla destinazione 5, come è stato annunciato. Utilizzo questa slide che state vedendo adesso, non tanto perché non l'abbiate già vista, non abbiate già capito insomma dove il Cluster 4 sia posizionato all'interno di Horizon Europe, ma questo per dirvi che ci sono opportunità per gli stakeholder dello spazio, non solamente all'interno del Pillar 2, e nel Cluster 4, come vedrete durante la mia presentazione, ma anche nel Pillar 1 e nel Pillar 3. Nel Pillar 1 ci sono le opportunità per quanto riguarda proprio la scienza, la parte scientifica della ricerca spaziale, mentre e per quanto riguarda anche infrastrutture. E nel Pillar 3, per quanto riguarda lo European Innovation Council, le azioni che loro propongono sono aperte anche agli stakeholder spaziali. Quindi vi invito a dare un'occhiata anche a quelle altre opportunità qualora siate interessati. Per quanto riguarda il Cluster 4, credo che se possiamo andare con la prossima slide, che sia utile spendere qualche parola prima di entrare in Horizon Europe sul programma spaziale dell'Unione, che è stato recentemente approvato dai colegislatori in maniera definitiva. E questo perché è importante? Innanzitutto perché il programma spaziale europeo mette insieme tutte le varie componenti che prima non erano insieme, ma avevano dei programmi separati, e quindi Copernicus, Galileo ed EGNOS, ma aggiunge delle ulteriori componenti come SSA, Space Situational Awareness, e GOSATCOM al programma, in aggiunta a delle attività orizzontali, cross-cutting, di accesso allo spazio, di supporto alle start-up e alle piccole e medie imprese e riguardo alla sicurezza. Il programma di lavoro che presentiamo su Horizon Europe è, se volete, a supporto dell'evoluzione del programma spaziale e della ricerca per il programma spaziale. Il budget che è assegnato al programma spaziale è per gestire le operazioni, i lanci, la costruzione dei satelliti, mentre la parte di ricerca è propriamente all'interno di Horizon e supporta ovviamente gli obiettivi del programma spaziale. Prossima slide, per favore. Per quanto riguarda il Cluster 4, questo diagramma a tre blocchi indica un pochettino la logica di come è stato costruito questo programma.
A sinistra vedete la parte di Upstream Space, che è stata costruita soprattutto su una SRIA, su una Strategic Research and Innovation Agenda, che è stata sviluppata con tutti gli stakeholder dello spazio, inclusi gli stati membri. Per quanto riguarda la parte a destra, in cui ci sono il supporto alle varie componenti dello spazio, e quindi l'evoluzione di Copernico di Galileo e di EGNOS, più delle novità, che sono quelle che introduce il nuovo programma spaziale europeo, che sono GovSatCom, SSA e anche Quantum, e in aggiunta al supporto per le piccole e medie imprese, che va sotto il brand name di Cassini. Cassini è un programma che comprende, diciamo, tutta la catena del valore di supporto alle startup e alle piccole e medie imprese, a partire dalle hackathon fino al seed funding che stiamo costruendo insieme ai partner del European Investment Bank e European Investment Fund. Poi c'è tutta una parte di azioni orizzontali a supporto di tutto ciò, per quanto riguarda tecnologie critiche per la non dipendenza, o se volete per la indipendenza strategica dell'Unione Europea. Ci sono delle azioni che riguardano in-orbit demonstration and in-orbit validation, sinergie con la strategia europea dei dati e con l'uptake di artificial intelligence e high performance computing per le applicazioni spaziali, per migliorare le prestazioni dei sistemi a supporto dello spazio, una parte relativa a space science e ovviamente la parte di education skills, che è sempre molto importante per tutto ciò che facciamo, per essere sicuri di avere una manodopera qualificata che lavori sullo spazio nel futuro, e una parte relativa alla cooperazione internazionale, anch'essa molto importante. Prossima slide, per favore. Ora, con questa slide devo dare qualche spiegazione. Purtroppo qui le cose non sono semplici come quelle che sono state presentate dai colleghi per quanto riguarda le altre parti del cluster 4 della Digital and Industry. Allora, qui vedrete tre blocchi. Vi devo dare innanzitutto una spiegazione. Allora, il programma spaziale viene implementato per quanto riguarda Horizon Europe tramite due agenzie della Commissione. Una è ADEA, che prende le redini da REA, l'agenzia esecutiva della ricerca. Il team che lavorava a REA è stato, diciamo, trasferito alla nuova agenzia ADEA, che supporta le operazioni, l'implementazione di Horizon Europe per quanto riguarda il digitale, l'health e lo spazio. E un'altra parte del programma, tutta la parte di downstream, se volete, è gestita invece dall'evoluzione della vecchia GSA, che oggi si chiama EUSPA, European Union Agency for the Space Program. Quindi questi due blocchi rappresentano le call che sono gestite dalle due agenzie. Una particolarità per quanto riguarda le call che sono gestite da ADEA, quindi quelle che vedete a sinistra, nel blocco evidenziato a sinistra. Come probabilmente sapete, il programma di lavoro è stato approvato con ritardo rispetto alle previsioni, è stato approvato il 15 di giugno, se non erro, e è stata presa una decisione per quanto riguarda le due call che erano previste, di fonderle insieme, e quindi di avere semplicemente una call con lo stesso timing di apertura e di chiusura, che è quello che vedete indicato nella slide, il 28 di ottobre di quest'anno, con chiusura il 16 di febbraio dell'anno prossimo. Questo per le call che vedete a sinistra, che adesso descriverò in breve. Per quanto riguarda invece le call che vedete nel blocco di destra, gestite per tutta la parte di downstream, gestite da EUSPA, queste avranno due call separate. C'è scritto ancora to be confirmed, perché quelle call verranno implementate tramite un programma di lavoro che verrà di nuovo rilasciato da EUSPA, quindi al 95% quelle sono le date che rimarranno, ma siccome c'è un'altra decisione formale che deve venire presa da EUSPA, abbiamo lasciato il to be confirmed. Comunque potete prendere a riferimento quelle date lì. Poi c'è un altro blocco di other actions, che sono delle azioni che vengono implementate, per esempio, dall'Agenzia Spaziale Europea, o tramite altre formule che vi descriverò in breve nelle prossime slide. Quindi, prossima slide, per favore. Allora, quello che voglio fare adesso è semplicemente fare una carrellata delle call che sono a disposizione e descrivere magari una feature o due per ogni topic. Quello che non farò è descrivere i topic in dettaglio, prima di tutto perché non c'è tempo,
e secondo perché abbiamo già fatto questo tipo di operazione in un Information Day che abbiamo fatto a livello europeo un paio di settimane fa. Abbiamo registrato tutte le presentazioni dei vari topic in dettaglio e queste presentazioni sono disponibili su un sito web della Commissione, allo stesso modo in cui hanno presentato i miei colleghi prima di me, anche queste presentazioni sono disponibili per i topic dello spazio. Quindi trovate tutte le informazioni disponibili ai topic in questi video, questa presentazione video che potete vedere comodamente quando avete tempo. Quindi questa presentazione adesso, questi topic rappresentano la parte a sinistra del blocco che vedevate prima. E, in questa slide vedete anche le call che sono marchiate 2021, ma come vi ho spiegato queste sono call che aprono sia adesso ad ottobre, come le call che sono marcate 2022, sempre pertinenti allo stesso blocco. Allora, qui abbiamo dei topic che fanno riferimento a creare più competizione in Europa per quanto riguarda i sistemi spaziali, a rendere l'Europa più competitiva. Qui abbiamo questi end-to-end satellite communication system and associated services, e qui vi segnalo una novità che non era presente in Horizon 2020, per esempio in questo topic numero 11, che riguarda la tematica del quantum communication. Questo è un elemento del tutto nuovo, e che è strategico per quanto riguarda il futuro delle comunicazioni spaziali, e questa parte del programma di lavoro gli è dedicata. Per quanto riguarda il topic numero 12, questo fa riferimento alle operazioni in orbita, che noi chiamiamo Future Space Ecosystems, e questi sono anche dei nuovi paradigmi di operazioni spaziali che intendiamo supportare. Per quanto riguarda l'accesso allo spazio, qui vedete tre differenti topic che fanno riferimento a questa tematica, e come vedete c'è anche un budget consistente che viene assegnato a questi topic, esattamente per il motivo che l'accesso allo spazio è una tematica talmente strategica oggi che va supportata con massa critica anche di budget, quindi questo è il motivo per cui vedete questa dotazione significativa. E qui abbiamo a che fare con la riusabilità dei lanciatori, ma anche con lanciatori diciamo a basso costo e con delle soluzioni per space transportation. Prossima slide, per favore. In questa slide abbiamo invece la parte più, se volete, di downstream. Qui abbiamo i topic dal 41 al 44 fanno riferimento all'evoluzione dei servizi di Copernicus. Come vi dicevo, il programma di lavoro di Horizon Europe supporta l'evoluzione della parte operativa del programma spaziale europeo, e questa parte fa esattamente quel tipo di servizio, quindi l'evoluzione dei servizi Copernicus che sono descritti dai topic 41 a 44. Per quanto riguarda il topic 62, qui c'è un'altra parte interessante, nuova totalmente, che non era presente in Horizon 2020, e fa riferimento alle tecnologie quantiche per la gravimetria spaziale. Anche questo è un topic totalmente nuovo e totalmente aperto anche all'ingresso di nuovi stakeholders che non lavoravano sullo spazio prima. Ci sono altre iniziative relative alle start-up che fanno un pochettino più parte di questo mondo, però descriverò dopo in una slide successiva. Per quanto riguarda il topic 81 abbiamo sono le Space Technology for European Non-Dependence and Competitiveness, e quindi tutto quel set di technologies di cui l'Europa si deve dotare per non rimanere indietro e per essere competitiva e possibilmente indipendente in maniera strategica. Prossima slide, per favore. Qui, come vedete, ci sono quelle call che erano state identificate per il 2022, ma che, come vi ho spiegato, in realtà aprono lo stesso quest'anno e chiudono con la stessa deadline delle altre call a febbraio del 2022. E qui abbiamo degli altri topic che fanno riferimento alla competitività dell'Europa nello spazio. Qui abbiamo il topic 11, fa riferimento a on-orbit operations e la preparazione di missioni di dimostrazione. Per quanto riguarda il topic 12,
fa riferimento al, diciamo, a building block che servono a costruire, che servono a mettere in piedi un sistema di electrical propulsion. E per quanto riguarda il topic 13, sono questi end-to-end Earth Observation System and Associated Services. So, una piccola spiegazione. Questi sistemi non fanno riferimento al programma Copernicus, ma tendono a supportare un pochettino quei sistemi di high revisit, very high resolution, che sono più propri, diciamo, della parte commerciale dell'osservazione della Terra. Quindi, diciamo, un topic a supporto dello sviluppo di quel tipo di tecnologia. Di nuovo, il topic 21 fa riferimento all'accesso e all'uso dello spazio. E quindi che va sotto il titolo di Multi-Site Flexible Industrial Platforms and Standardized Technologies for Improving Interoperability and European Access to Spacecraft. Di nuovo, anche quel topic fa riferimento a quel dominio di priorità, che sono molto importanti per dare accesso sicuro e prevedibile allo spazio nei prossimi anni all'Unione Europea. Prossima slide, per favore. Di nuovo, in questa slide abbiamo delle call che supportano l'evoluzione dei servizi Copernicus, e in aggiunta, per quanto riguarda il topic 62, sono azioni relative allo space weather, e quindi, diciamo, il monitoraggio di ciò, di come lo space weather ha incidenza sui sistemi spaziali, ma anche sulle infrastrutture terrestri. E questo, di nuovo, è uno di quei topic nuovi che sono stati inseriti nello European Space Program e che vengono supportati da Horizon Europe. La parte di educazione anche qui è molto importante, c'è del lavoro che è stato già fatto in Horizon Europe, e quello che chiediamo con questo topic non è, diciamo, di ricominciare da capo, ma di prendere i risultati del progetto che ha lavorato in Horizon Europe e di espandere quel tipo di risultati e di prendere, diciamo, un po' le redini di quel tipo di lavoro che è stato fatto. Quindi non reinventarsi ciò che già esiste. E di nuovo il topic 81 è importante per quanto riguarda quel tipo di tecnologie che servono a dotare l'Europa di indipendenza strategica dal punto di vista della competizione e delle space technologies. La prossima slide, per favore. Ok, qui nel prossimo blocco che vi presento sono queste set di topic che verranno gestiti dall'agenzia EUSPA, che vi ho spiegato è l'evoluzione dell'attuale agenzia GSA. Prego, prossima slide. Ok, qui abbiamo dei topic che servono per quanto riguarda l'evoluzione dei servizi downstream basati su IGNSS, quindi su Galileo e su EGNOS. Come vi è stato ricordato nella presentazione precedente, lo European Green Deal è uno dei flagship della Commissione von der Leyen, e con questo tipo di azioni del Topic 51 cerchiamo di supportare lo European Green Deal con applicazioni specifiche che sfruttino i sistemi di infrastrutture spaziali operative esistenti di Galileo, di EGNOS e anche di Copernicus. Per quanto riguarda il Topic 52, il focus è sul crisis management e sulla sicurezza, sempre basandosi su applicazioni di GNSS, mentre il Topic 53 fa riferimento al digitale, quindi cercare con le nuove tecnologie digitali di sfruttare il più possibile, e ma anche in maniera nuova, i sistemi di GNSS. Prossima slide, per favore. Di nuovo, qui continuiamo con le call relative al 2022. Qui abbiamo sia topic a supporto di GNSS che di Copernicus. Allora, il 51 fa parte dei topic a supporto di Galileo in una maniera simile a quelli che vi ho descritto prima. Il focus del topic 51 è sulla smart mobility. Per quanto riguarda il topic 52, questo è interessante perché è diverso rispetto agli altri, perché questo è uno di quei topic diversi come tipo di funding instrument. Questi sono pre-commercial procurement, in cui cerchiamo di stimolare il pubblico, e quindi l'istituzione pubblica, a diventare clienti, utenti di questo tipo di sistemi innovativi basati su Copernicus e su Galileo.
Quindi questo, diciamo, è un modo diverso di cercare di stimolare l'innovazione. Per quanto riguarda il topic 54 relativo a Copernicus, vogliamo cercare di inserire Copernicus più stabilmente all'interno della European Data Economy, che si basa su diciamo, intuizioni relative alla strategia dei dati che l'Unione deve seguire, che è pubblicata in una comunicazione dell'anno scorso della Commissione, e cerchiamo di strutturare Copernicus all'interno di questo perimetro, e quindi cercare di portarlo all'interno di quello che vengono chiamati European Data Spaces, e anche cercare di utilizzare Copernicus per domini di applicazione innovativi e diversi da quelli tradizionali. Per quanto riguarda il topic 55, in una maniera simile vogliamo far sì che le nuove tecnologie di artificial intelligence e high performance computing supportino lo sfruttamento dei dati Copernicus il più possibile, e sfruttando le grandi quantità di dati che vengono raccolte da Copernicus quotidianamente e che popolano gli archivi. E questo può essere fatto solamente tramite questo tipo di tecnologie. Il topic 56 invece serve a stimolare la cooperazione con partner internazionali al di fuori dell'Unione Europea, sempre per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano le infrastrutture spaziali operative europee, quindi Copernicus e Galileo. E per quanto riguarda il topic 61, invece, sono sviluppo di servizi e dimostrazioni per GovSatCom, che è un'altra di queste nuove anime del programma spaziale europeo che descrivevo prima. Prossima slide. Qui ho riportato il link di dove sono disponibili i video di cui vi parlavo prima, che descrivono in dettaglio i topic che vi ho presentato con questa rapida panoramica. E i topic, questi video rimarranno a disposizione, quindi potete guardarli quando preferite. Prossima slide, per favore. Oh, c'era il terzo Francesco, blocco. Ti faccio giusto un breve cenno rispetto ad altri pochi minuti per stare con i tempi di questa serrata settimana. Grazie. In tre minuti ho finito, certo, anche meno. Grazie. Allora, questa slide presenta l'ultimo blocco, che era quello a destra, diciamo, degli altri topic che non fanno parte, diciamo, di questo, non fanno parte del programma standard. Uno è la parte con dei grant che sono con degli identified beneficiaries, in cui c'è già un consorzio che sta lavorando all'implementazione della parte di SST, quindi Space Surveillance and Tracking, che fa parte della parte, diciamo, di SSA, la parte SSA del European Space Program. Poi c'è una parte di Public Procurement e una parte implementata dall'Agenzia Spaziale Europea. E qui abbiamo, diciamo, tutto lo sviluppo della ricerca per, diciamo, Galileo e GNSS upstream, piuttosto che Near Earth Object e Space Weather, ma anche le dimostrazioni di in-orbit validation, in-orbit demonstration, che vi dicevo prima. C'è inoltre la parte del programma Cassini, che verrà presentata più in dettaglio nella seconda parte dell'anno, quando tutte le misure a supporto delle startup e piccole e medie imprese saranno più mature, le potremo presentare con un pacchetto tutte insieme. Alcune di queste, quindi questo terzo blocco verrà tipicamente gestito da EUSPA e dall'Agenzia Spaziale Europea. Prossima slide. Allora, per quanto riguarda questo tipo di azioni, ci sono delle condizioni di eleggibilità ben precise che derivano dallo European Space Program, quindi quei cinque grant che vi dicevo, dell'SST, la Norvegia e l'Islanda. Questo, diciamo, per il momento. Come Matteo vi ha spiegato, si sta cercando di espandere con la collaborazione degli Stati membri agli associated countries che forniranno determinate garanzie di sicurezza l'eleggibilità di queste call, e quando questo lavoro verrà completato ci sarà un amendment tipica, probabilmente ad ottobre, per includere questa espansione di eleggibilità, che attualmente è molto restrittiva relativa all'articolo 22.5, solamente per questi topic che vedete qua. Per tutti gli altri rimangono le condizioni standard di Horizon Europe. Prossima slide. Ok, prossima slide. Questa slide l'avete già vista, descrive il processo che è in fieri con gli Stati membri per l'espansione dei criteri di eleggibilità relativi all'articolo 22.5, l'ha già descritta Matteo, possiamo saltare e andare avanti. Stiamo preparando dei documenti di guida per le space calls, che verranno pubblicati per i domini che vedete nella slide.
Ancora non sono pronti, verranno comunque pubblicati sul Funding and Tender Portals dell'Unione Europea entro la pubblicazione, entro l'apertura formale delle call il 28 di ottobre. Ultima notazione, cosa cerchiamo con queste call? È innovazione, è impatto, è di far sì che l'Europa guadagni competitività nello spazio. Quindi, dico una cosa molto banale, molte proposte spesso e molte idee tendono a rimanere sulla carta, cerchiamo proposte ed idee ed implementazioni di progetti che abbiano un impatto vero sull'industria europea per quanto riguarda la competitività dell'Unione Europea stessa nello spazio. Questo è un settore strategico per cui abbiamo dei competitori molto che investono moltissimo nello spazio al di fuori dell'Unione Europea. Bisogna far sì che l'Unione mantenga e guadagni primato tecnologico ove necessario. Vi ringrazio per la vostra attenzione e grazie. Grazie Francesco per questa presentazione in relazione appunto alla Destination 5 e a tutte le particolarità e anche le novità che abbiamo visto introdotte all'interno di questa Destination ed ulteriormente a riferimento ad altri programmi quali lo Space Program, che nello specifico chiaramente sono particolarmente relazionati. Lo vedremo in particolare anche successivamente nelle presentazioni che seguiranno. Adesso siamo un pochino in ritardo, ma sicuramente io personalmente andrò a tagliare un pochino i tempi, ma avremo adesso la nostra rappresentante nazionale, che saluto, la dottoressa Fosca Giannotti del CNR, che nello specifico appunto oggi ci presenta un pochino quello che è stata la partecipazione in Horizon 2020, ma anche la sua personale partecipazione allo Shadow Committee insieme ad alcuni esperti, i lavori della delegazione italiana al comitato di programma, la sua configurazione specifica del cluster 4. Prego Fosca, abbiamo accumulato un pochino di ritardo, ma insomma cercherò anche io di tagliare, quindi non preoccuparti, non tolgo spazio a te. Quindi condivido ora e speriamo che tutti funzioni. Un attimo se appunto riusciamo a visionare la tua presentazione in condivisione. Vedete la mia presentazione? Purtroppo non la vediamo, quindi chiedo nuovamente il supporto della regia. Eccola qui, la stiamo trasmettendo noi la presentazione. Dovresti appunto poterla visionare. Ok, la vedete, quindi va bene. Va bene, buongiorno a tutti e grazie ad APRE per aver organizzato questa giornata. Sì, io sono Fosca Giannotti del CNR, faccio parte della delegazione appunto italiana sul cluster 4. È già stato detto tutto, quindi cercherò di darvi soltanto un'idea di come siamo organizzati e che contributo daremo. Dunque, è già stato detto benissimo, cioè c'è una visione politica dietro al nuovo World Program, quella della transizione verde e della transizione digitale. Aggiungerei anche un altro punto, è fare un'economia e un'industria che lavori per le persone, quindi le persone al centro, quindi questi tre temi: transizione verde, transizione digitale e le persone al centro. E nel cluster 4 appunto Digital Industry Space danno un contributo pesante a questa visione politica. Prossima slide. Allora, com'è la configurazione italiana? C'è un delegato che sono io e un gruppo di esperti con cui veramente siamo interscambiabili. In questo anno abbiamo lavorato in modo completamente, eravamo tutti delegati, quindi non, questa distinzione per noi diciamo non è esistita, ci siamo anche un pochino organizzati per le diverse competenze che servivano
in questo cluster così ampio per poter poi velocemente contattare la comunità scientifica ed essere efficace anche nel reagire. Dunque gli esperti che compongono questa delegazione sono Erasmo Carrera al Politecnico di Torino, Michela Milano, professor Erasmo Carrera, professoressa Michela Milano dell'Alma Mater dell'Università di Bologna, professor Erasmo Carrera ha esperienza e background in ambito di space e anche scienza dei materiali. Michela Milano invece è esperta di intelligenza artificiale e anche il coordinatore europeo dell'Associazione Europea di Intelligenza Artificiale. Augusto Cramorossa dell'Agenzia Spaziale Italiana, che è appunto esperto dell'area space, e così come la professoressa Michela Lavagna del Politecnico di Milano, anche lei è esperta dell'area spazio, e poi il professor Tullio Toglio del Politecnico di Milano, invece esperto di manufacturing. Quindi questo è un po' il nucleo che ha contribuito in questo anno a collaborare con gli officer della comunità europea che facevano il programma, e poi continueremo ora nel work program per il 23-24. La prossima slide. Il MIUR ha proposto una organizzazione che fosse questo per tutti i cluster, che fosse capace di soddisfare, insomma, a due principi, cioè essere molto efficace e operativa, quindi avere un gruppo ristretto fatto appunto dal rappresentante del MIUR e dagli esperti, da questo nucleo di esperti e dai National Contact Point. Poi abbiamo un nucleo più ampio che è fatto dalle comunità di riferimento, in particolare la CRUI, la consulta di alcuni presidenti di enti pubblici, i cluster nazionali, le associazioni di categoria, in modo che questi potessero essere velocemente diciamo rappresentanti, quindi di comunità, che portatori quindi di idee, anche di richieste, e anche i membri apicali delle partnership. E poi c'è un livello 3 che è quello della comunità, la comunità di community of practice che noi coinvolgiamo. Ancora avanti, per cortesia, prossima slide. Allora, per capire dove vorremmo portare il contributo della ricerca e l'innovazione italiana nel Horizon Europe, è giusto anche capire da dove partiamo, quali sono stati i risultati in Horizon 2020. Tra l'altro il cluster 4 arriva in Horizon Europe da tre aree diverse, Horizon 20, come è già stato spiegato bene, ICP, nanotecnologie, materiali, biotecnologie e spazio. Quindi si porta dietro queste tre ampissime comunità scientifiche. Prossima slide. E quindi dal dashboard di H2020 un pochino di risultati. Intanto capire quanto è stato ampio H2020, cioè più di 3.350 grant e progetti che sono stati finanziati con più di 11 miliardi di contributo della comunità europea. E qui la cosa interessante, secondo me, qui è che questa cosa ha coinvolto più di 32.000 partecipanti, quindi membri di partner di consorzio, quindi 32.000 gruppi di ricerca in Europa che hanno collaborato insieme. L'immagine nella grafica, la Visual Analytics dà idea di qual è stata, diciamo, la performance dei vari paesi nella capacità appunto di acquisire finanziamento. La Germania chiaramente è quella che fa un po' riesce ad avere maggior numero di progetti, però l'Italia, insomma, insieme alla Francia e alla Spagna se la cava abbastanza bene. Poi vedremo il dettaglio, non se la cava abbastanza bene, non ugualmente su tutte le aree. Prossima slide. Ancora c'è un'altra animazione, ok.
Nella prossima slide vediamo, se ci focalizziamo sull'Italia, vediamo che c'è una disparità regionale e su questo credo che ci sia molto, molto da lavorare. Ci sono chiaramente letture che spiegano questa cosa sulla necessità di acquisire finanziamenti, ma credo che questa sia una cosa su cui sia importante lavorare, quindi stimolare tantissimo anche i colleghi delle università e delle industrie del sud e delle isole ad essere più attivi anche in Horizon Europe. E in questo senso, ecco, il ruolo di questo gruppo di esperti è anche cercare di avere un po' a livello italiano anche quello che stanno facendo il Project Officer, di fare disseminazione. Quindi siamo a disposizione per interventi anche nelle varie università per cercare, e lo abbiamo fatto in questo periodo, per parlare da colleghi a colleghi, raccontare la lezione che abbiamo imparato, aiutare a dare suggerimenti per le proposte. Il contributo per l'Italia è appunto un miliardo, circa il 10% degli 11 miliardi che del contributo UE, quindi non è poi così male. L'ideale sarebbe, rispetto al contributo del paese, raggiungere il 12%, saremmo complessivamente molto, molto bravi. E qui appunto potete vedere poi il dettaglio per nelle varie voci che cosa succede per l'Italia. Nella prossima slide invece vediamo c'è una, anche qui sempre dalla stessa piattaforma di Horizon 2020, possiamo vedere appunto come l'Italia appunto insieme alle grandi paesi, Germania, Spagna e Francia, si collochi, colloca per l'acquisizione di investimenti del contributo della Comunità Europea sull'ordine del 10%, potrebbe appunto, quindi abbiamo Germania 16%, Spagna 12% e 11%, chiaramente questi sono i grandi paesi, e quindi è interessante qui una cosa che va evidenziata, come le nostre SME facciano abbastanza bene, hanno una partecipazione paragonabile appunto, se non superiore a quella della Germania, e per le SME un contributo paragonabile appunto a quello della Germania, quindi le SME sono molto attive, quindi dobbiamo questa cosa qui continuare a incentivarla. Prossima slide. Ecco, se andiamo invece nell'EIT, andiamo per le varie articolazioni, no? Vi dicevamo prima le origini di questo ICT, manufacturing, materiali, spazio, se loro l'articoliamo ci rendiamo conto che su ICT in verità facciamo un po' peggio, abbiamo detto complessivamente siamo sul 10%, dovremmo arrivare verso il 12%, l'obiettivo dovrebbe essere il 12%, invece su alcuni di questi temi siamo molto bassi. ICT siamo su meno del 9%, quindi e siamo bravi nell'ambito manufacturing. Ci sono alcuni settori come manufacturing, materiali e spazio, poi siamo abbastanza bravi, e poi invece sulle nanotecnologie e biotech siamo un po' sotto. Quindi abbiamo un panorama di dove dobbiamo e migliorare. La prossima slide. Ecco, ora qui volevo fare un attimo, le slide purtroppo sono un po' invertite, ma ecco, c'è una grande occasione in questo momento, c'è l'occasione di avere questo piano europeo che è guidato da questa visione politica che vede la transizione digitale e la transizione verde come due elementi importanti e le ha riflettuti anche nel PNRR. E quindi ci troveremo la possibilità, l'Italia avrà la possibilità, i ricercatori, gli innovatori, l'industria italiana avranno la possibilità anche di essere attivi nel PNRR e di fare sinergia con quelle con i vari fondi. Prossima slide.
Ecco, nel PNRR italiano abbiamo due temi importantissimi, appunto. Una è quella della rivoluzione verde ecologica, e l'altro tema è quello appunto della istruzione e ricerca, quindi dalla ricerca all'industria, dove anche qua ci sarà la possibilità di nuovo di avere in questi temi un'ampia sinergia. In particolare, se poi andiamo a vedere quelle che sono, prossima slide, le linee del Piano Nazionale della Ricerca, che sarà la guida appunto in questo anche per il PNRR, troviamo come aree di intervento fondamentali, troviamo l'area di intervento digitale, industria e aerospazio, che ripercorre le destinazioni che sono anche in Horizon Europe. Non è un caso, è questa opportunità di avere insieme una concordanza di obiettivi, di visione politica, e che i due programmi sono partiti insieme, in qualche modo anche stati costruiti insieme. Gli esperti del Piano Nazionale della Ricerca erano anche nelle delegazioni europee, quindi abbiamo cercato di fare un'armonizzazione fra i due piani di ricerca. Prossima slide. Ecco, diciamo, queste sono le sei destinazioni del cluster 4, sono allineate con le aree di intervento di una delle destinazioni del PNR, del Piano Nazionale della Ricerca. Può andare avanti, prossima slide. Avevamo preparato una piccola riflessione sulle partnership, in verità sono state già illustrate notevolmente. Le partnership sono di tre tipi, giusto un'informazione, sono le partnership istituzionali, quelle in cui lo Stato membro ha un cofinanziamento da parte dello Stato membro, quindi un impegno e anche una presenza nel management e nell'indirizzo di queste parte istituzionali. Lì ci sono le partnership coprogrammate, che invece lo Stato membro accompagna la costruzione di consorzi, poi è una costruzione insieme agli officer della Comunità Europea. Ci sono quindi sette partnership coprogrammate che insistono su questo cluster, e abbiamo una cofinanziata, di nuovo è la presenza dello Stato membro, che è la Metrology. La prossima slide, non le dico, ecco, quello che è successo è che le partnership in verità hanno una lunga vita, non nascono ora, sono un percorso molto lungo, iniziato in H2020, per alcune anche prima, e appunto c'è stato questi ultimi due anni un processo di ridefinizione degli obiettivi, di coerenza con gli obiettivi anche del World Program, e alcune partnership, alcune si sono fuse, alcune hanno cambiato un po' il focus scientifico. E appunto questa è la storia, quindi Factory of the Future è diventato Made in Europe, Energy Efficient Building è diventato Build for People, è migrato in un altro cluster, Spire è diventato due co-programmed partnership diverse, una Process for Planet e l'altra Clean Steel, quindi una più manufacturing e l'altra appunto sui materiali, su ciò che serve per costruire energia pulita. E poi abbiamo la Space e Metrology. Possiamo andare avanti. Invece la novità che c'è stata sempre in questa lunga storia delle partnership, una novità che vale la pena di far menzionare, che è c'erano due partnership, Big Data e Robotics, in Horizon, in H2020, e si è aggregata anche la comunità di intelligenza artificiale e se ne è creata una nuova, che sono le tre comunità insieme, che sanno di avere un grande ruolo nel contributo per la trasformazione digitale, e si sono aggregate. Chiaramente l'aggregazione è stato un processo complesso,
però ci sono riuscite, abbiamo visto già un finanziamento significativo per questa partnership, quindi avremo questa partnership. Il motivo di presentarle è perché partecipate a queste partnership, perché in molte delle call, the work program, troverete la dizione che alcune delle call sono in qualche modo legate alle partnership. È importante quindi essere connessi in modo da capire sia i temi di interesse della partnership, sia quale contributo dare attraverso loro o non nel work program. Prossima slide. Ecco, una cosa che forse non è stata detta, che ci tengo un pochino a rimarcare, questo terzo elemento che la Ursula von der Leyen ha, che è quella un'economia che lavora per le persone, that work, that fit for people, that work for people. Quindi dobbiamo essere un'Europa pronta per la digital age, un'Europa che lotta per un pianeta più pulito, ma anche un'economia che lavora per le persone. Allora è stato in questo, anche nel cluster 4 c'è una grande presenza della human centered, c'è una destinazione dedicata a questa, però un po' in tutte le destinazioni c'è la presenza anche di aspetti di e coinvolgimento di social science e humanities, e quindi appunto c'è questa anche questo soprattutto agli accademici, cioè questo è un momento anche di notevole interdisciplinarità, quindi anche gli accademici che lavorano in quest'ambito, social science e humanities, possono trovare un ampio spazio anche nell'ambito delle digital technology, così come delle due dimensioni più manufacturing e materiali e anche in space. Quindi una grande presenza che sono menzionate in 52 topics, quindi non lasciamo questo cluster soltanto ai nerd digital oppure all'industria, ma è importante che ci sia anche una chiamata agli esperti in queste scienze. E niente, un'ultima cosa per chi lavora in ambito intelligenza artificiale, ora non so se c'è un'ultima slide che avevo inserito, per chi lavora in ambito intelligenza artificiale sapete che c'è stato un ampio lavoro in questo ambito dal punto di vista della comunità europea per andare verso una visione europea che sia trustworthy artificial intelligence. Allora sistematicamente si dice in questo nel work program che ci deve essere la diligenza nel pensare a realizzare sistemi che siano i sistemi di AI che siano affidabili, quindi anche technically robust, ma anche socially robust, affidabili, che sia, quindi in qualche modo è pervasiva questa presenza della trustworthiness, dell'affidabilità e della parte etica. E da questo punto di vista sapete che la comunità europea ha fatto questo grande lavoro con la Ethical, questo gruppo di esperti in intelligenza artificiale, ha prodotto delle guideline, dei documenti che trovate su Altair, appunto fa parte di quell'insieme di documenti di buona lettura nella preparazione delle proposte, perché appunto se poi sono ben riferiti diciamo le proposte sono anche più centrate e meglio accettate. Vi ringrazio per l'attenzione anche da parte degli altri colleghi. Siamo a disposizione, troverete tutti i nostri riferimenti nelle slide, sia per lavorare con voi su tuoi eventi che per ascoltare per quanto possiamo contribuire. Per questa presentazione rispetto ad alcune caratteristiche principali del cluster 4, e chiaramente ringrazio tutti gli esperti della delegazione che ci aiutano anche a noi come punti di contatto nazionale su cui
Chiaramente è necessaria una stretta collaborazione tra tutte le tre anime, Commissione Europea, chiaramente esperti della configurazione specifica e i punti di contatto nazionale. Adesso in realtà prenderò giusto qualche minuto per appunto presentare da parte mia un pochino come leggere il programma di lavoro, ma non voglio assolutamente togliere tempo alle domande, quindi andrò abbastanza veloce. In particolare mi piacerebbe appunto presentare tutto il team tematico dedicato al cluster 4 che chiaramente appunto di cui faccio parte, ma abbiamo anche il collega Steven Frigerio, la collega Gabriella Quaranta, il collega Claudio Testani e la collega Marco Bezzi, che come avrete potuto notare vedendo un cluster con così tanti appunto temi interessanti ma differenti anche tra loro, necessita anche il nostro team tematico di avere, se vogliamo, delle competenze interdisciplinari al suo interno. E ricordo che per qualsiasi richiesta di informazione rispondiamo direttamente alla mail cluster4@apre.it. Vado veramente molto veloce, ma abbiamo visto come effettivamente questo cluster Digital Industry and Space aggrega delle diverse componenti volte appunto a supportare l'autonomia strategica in alcune catene del valore, ma anche se vogliamo quella che è la leadership in una identificazione di catene del valore industriali che siano climaticamente neutrali. Ulteriormente quelli che sono degli aspetti di sovranità tecnologica in appunto tecnologie abilitanti. Ci tengo insomma a sottolineare, abbiamo visto in differenti presentazioni di oggi come le regole di partecipazione possono cambiare anche da bando a bando. Voglio fare un piccolo recap. Ricordiamo che usualmente appunto nei cluster, in tutti i cluster abbiamo una presenza massiva di tipologie di azione di ricerca e di innovazione e la regola base è la presentazione in consorzio formato da almeno 3 entità indipendenti e legalmente costituite in 3 differenti paesi membri o paesi associati. Perdono se puoi tornare alla precedente slide, grazie. E nello specifico, appunto, i paesi associati, ricordiamo quali sono i paesi associati in virtù del fatto che ancora non sono stati finalizzati gli accordi. Abbiamo chiaramente i paesi associati ad Horizon 2020 e ulteriormente la Gran Bretagna, il Kosovo e il Marocco che possono essere considerati come paesi associati. Per quanto riguarda la Svizzera, ancora vi sono gli accordi bilaterali in corso e di conseguenza dobbiamo aspettare ancora per considerarla un paese associato ad Horizon Europe. Ulteriormente ci tengo a sottolineare la caratterizzazione della cooperazione internazionale con i paesi terzi ad Horizon Europe. Chiaramente quelle che sono le low and middle income countries possono partecipare ad Horizon Europe con un contributo finanziario da parte della Commissione Europea. Ulteriormente però quei paesi che appunto risultano ad alto reddito principalmente come regola usuale partecipano senza un finanziamento, un contributo europeo da parte della Commissione, a patto che non vi siano dei dettagli diversi nell'ambito appunto della descrizione del topic.
Nello specifico, proprio in virtù di questi aspetti di cooperazione internazionale, ricordiamo come vi sono diverse appunto bandi che identificano, se vogliamo, delle limitazioni alla partecipazione per alcune nazioni o per alcune aree geografiche, in particolare ad esempio per quelle che sono le catene del valore che riguardano appunto l'approvvigionamento delle materie prime. Vediamo alcune collaborazioni con il continente africano, ma anche collaborazioni transatlantiche con Stati Uniti e Canada, nello specifico in questo caso per tematiche relative alla nuova generazione di internet. Ulteriormente, l'abbiamo sentito, vi sono appunto delle limitazioni alla partecipazione. In questo cluster le tipologie di azione sono molto diverse tra di loro, abbiamo veramente un'ampia differenziazione delle tipologie di azione. Questo serve insomma per tutti coloro che vogliono partecipare. Lo ricordiamo, nelle Research and Innovation Action abbiamo un certo 100% del contributo europeo per tutti coloro che partecipano, quindi anche piccole e medie imprese, ma anche grandi imprese e grandi industrie, più il 25% dei costi indiretti, calcolato per i costi indiretti. Nelle Innovation Action il contributo europeo cambia, risulta del 70%, quantomeno per quelli che sono gli enti for profit. Le Coordination and Support Action vedono un contributo del 100%, così come anche il Pre-Commercial Procurement, che vede un cambiamento rispetto ad Horizon 2020 con un contributo destinato del 100%, sempre per il calcolo dei costi eleggibili. Ed ulteriormente abbiamo queste azioni di Framework Partnership Agreement che sono particolarmente evidenti in temi quali le tecnologie quantistiche, ma molto probabilmente lo vedremo anche nell'ambito Graphene, che non hanno un cofinanziamento perché ambiscono ad aggregare quella che sarà la comunità che successivamente sarà oggetto di finanziamento. Infine, alcune call possono prevedere il cosiddetto supporto finanziario a terze parti. Cos'è il supporto finanziario a terze parti? La Commissione europea sostanzialmente finanzia un progetto che ulteriormente lancerà esso stesso delle call per la partecipazione appunto ad attività usualmente di dimostrazione, piloting e testing di soluzioni tecnologiche. In particolare vediamo questo utilizzo principalmente in quelle che sono le call afferenti al settore digital. Nello specifico abbiamo questa slide in relazione alle tipologie di azione, mi aiuta per ricordare che appunto nel settore industry, in particolare in relazione ai topic che sono stati oggetto di consultazione con le tre partnership Made in Europe, Process for Planet e Clean Steel, avremo un finanziamento ridotto al 60%, in particolare per quei topic che mirano ad avere un avanzamento di TRL, principalmente TRL che vanno dal 4 all'8. Ulteriormente voglio fare un piccolo accenno a quelle che sono delle considerazioni.
principio di do not significant harm e agli aspetti di intelligenza artificiale che ci stava citando la dottoressa Giannotti poc'anzi. Voglio sottolineare alcuni tre di questi aspetti, in particolare in relazione alla politica di Open Science. Sappiamo, come usualmente in tutte le proposte di Horizon Europe e come in precedenza anche in Horizon 2020, il principio di open access per le pubblicazioni, ma anche la condivisione dei dati e quindi la gestione dei dati e la sua corretta pianificazione secondo quello che è il principio FAIR. Però ci tengo a sottolineare come alcune di queste azioni, nello specifico nel cluster 4, vanno ad identificare proprio la volontà di aprire le soluzioni e i suoi risultati anche secondo un principio di trasparenza nel processo di ricerca. Ed ulteriormente vanno a sottolineare quello che è la creazione di un ecosistema di fiducia che appunto possa garantire se vogliamo l'utilizzo e l'adozione da parte della comunità europea nella sua interezza, al fine di beneficiare appunto di garantire un beneficio per la società nel complesso. Ulteriormente vediamo un altro principio, il principio di do not significant harm, che appunto segue quelli che sono gli obiettivi relativi al patto europeo di sostenibilità e a quelli che sono i 6 obiettivi specifici che sono stati identificati dalla regulation relativa alla tassonomia europea, che sono qui descritti. Nello specifico però ci tengo a sottolineare come all'interno del cluster 4 vi sia anche un forte accento a quelli che possono essere delle necessità di compliance con questi differenti obiettivi, anche esercitando, se vogliamo, delle attenzioni a quelli che sono dei principi di life cycle assessment in relazione appunto alle nostre progettualità e ai risultati progettuali che andiamo a definire all'interno del nostro progetto. Infine, l'abbiamo citato, l'aspetto relativo all'intelligenza artificiale, la Commissione sta sempre più ponendo l'accento a quelli che possono essere dei meccanismi di due diligence rispetto appunto alla garanzia di robustezza dei sistemi di intelligenza artificiale, che chiaramente saranno oggetto di valutazione nel criterio eccellenza, ma questo risulta chiaro. Ulteriormente però la dottoressa Giannotti citava il riferimento in particolare alla lista di assessment di quelli che sono gli elementi da visionare per garantire appunto un assessment interno di un sistema di intelligenza artificiale di tipo trustworthy, e questo è stato definito appunto nell'ambito di questa lista di principi guida nell'Altai, di cui trovate il riferimento al link. Infine ci tengo a sottolineare un altro aspetto che chiaramente risulta essenziale per le destination relative al settore industriale, ma che risulta essenziale, l'abbiamo visto anche nella scusatemi, nella differenziazione di quelli che sono appunto i proposal template di Horizon Europe. Perdonatemi, in particolare in questo caso troviamo appunto la definizione di un business case e di un exploitation strategy, dove appunto la commissione ci va a definire quelli che sono in particolare dei punti attenzionabili per l'elaborazione di un business case e della relativa exploitation strategy delle nostre proposte progettuali. Chiaramente, come abbiamo visto, stiamo parlando di tecnologie abilitanti in senso lato, quindi è chiaro che tutte queste tecnologie, che siano materiali avanzati, che siano tecnologie che gravitano nelle information and communication technologies o anche servizi abilitati dal settore aerospaziale, abbiamo chiaramente un'evidenza in tutti i differenti cluster, e queste complementarietà le vediamo in particolare per le catene del valore circolari, i materiali di tipo
smart, intelligenti e sostenibili, la definizione di quelli che sono i Common European Data Spaces da parte della Commissione. Abbiamo parlato chiaramente della dirompenza dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni, ma anche le applicazioni di Copernicus ed EGNOS. Infine, ci tengo a sottolineare come le differenti azioni risultano complementari anche ad altri programmi. In particolare, il dottor Barbato ci ha presentato il programma, lo Space Program, ma è chiaro che vi sono altri programmi quali Digital Europe, InvestEU, ma anche chiaramente il Recovery and Resilience Facility Plan, quindi il Next Generation EU, che ci supportano nella definizione di quelle che sono delle azioni complementari. Ulteriormente, sono veramente in chiusura, troviamo appunto la definizione di quelle che sono le presentazioni che prima abbiamo visto citate degli Info Day europei, ma anche quelle che sono delle opportunità di collaborazione attraverso i brokerage event organizzati per le tre componenti Digital Industry and Space e che risultano ancora aperte, quindi potete ancora partecipare ed inserire il vostro profilo all'interno della proposta progettuale. Chiaramente questi brokerage event sono stati organizzati con la collaborazione delle reti dei punti di contatto nazionale, Idealist, NMP Team, scusate, e Cosmos, e avremo la collaborazione di future reti di punti di contatto nazionale che sono in preparazione. All'interno dei siti dei differenti network troverete chiaramente ulteriori informazioni utili. Infine, quali sono le risorse messe a disposizione nel nostro sito? Chiaramente tutte le informazioni relative al programma di lavoro, i General Annexes, ma anche il formulario con cui dovrete presentare una proposta progettuale, il formulario di valutazione e anche il Model Grant Agreement che verrà firmato dal consorzio con la Commissione Europea, ma anche avete come riferimento il precedente backstage e l'apre brief. Infine, appunto, io ringrazio tutti anche per l'attenzione in questo momento, ma ricordo che per eventuali aggiornamenti di seguire il nostro sito, essere registrati alla nostra mailing e chiaramente chiedere supporto al nostro team cluster4@apre.it. Bene, allora adesso mi fermo con le presentazioni e iniziamo a visionare un pochino le domande via Slido che abbiamo ricevuto. Quindi torno nuovamente all'inglese, perdonatemi, ho qualche problema con le cuffie in questo momento che mi continuano a cadere, ma le teniamo, ci ridiamo su. E torno appunto all'inglese, switch to English in order to look at the Slido questions that we have. I would like to check if Gabriella could share the questions. Gabriella, are you there? Yes, I'm here. Hello, good morning everyone. Yes, Marta, there are several questions, I have to say. So I would like to ask to the technical colleagues if they can share the Slido screen so that we can read all the questions together. Okay. Okay, so Gabriella, if you wish, anyway, you can. Anyway, there are already several questions. The first one is about the other actions not subject to calls for proposals. To whom these calls are addressed? Okay, probably the question is more related to, I would say, to Francesco Barbato, since several other actions are related to space. Allora, per quanto riguarda l'eleggibilità, come ho cercato di evidenziare, allora diciamo la maggioranza delle call che presentiamo sono aperte a tutti con i criteri di eleggibilità di Horizon Europe. Alcune 9 topic fanno riferimento all'articolo 22.5, per il quale ho spiegato che
si sta ancora lavorando per ampliare la copertura, diciamo, della partecipazione agli associated countries, e ci sarà un amendment relativo a questo in autunno, quindi tipicamente in ottobre. Per quanto riguarda le call che invece vengono gestite dall'Agenzia Spaziale Europea, avranno dell'eleggibilità che sarà specificata nei bandi dell'ESA, ma tipicamente saranno call saranno delle call con delle caratteristiche simili a quelle di Horizon Europe. E per gli altri, per tutti gli altri, le call sono disponibili con i criteri di eleggibilità standard. Ok, grazie Francesco per la tua risposta. Vado io con questa prima domanda che abbiamo, ci alterniamo io e Gabriella. Qual è l'importanza della presenza in questi bandi di associazioni che rappresentano i cittadini e i consumatori? Jürgen, this question might be for you, the importance of the presence for the in proposals where there are also association that represents the citizens but also the consumers. 2 points. First of all, what counts is really what you find in the text of each topic. This is really what also the future evaluators will look like. In terms of impact we would like to achieve, I recall to you one of the key strategic orientations about inclusiveness and that we reach out to the society. So it's quite important actually to not neglect this, but actually to take it up and even to complement, to add if you think it's desirable. Yeah. I'm happy also to take the next question on the metrics related to topics and KPIs, if you wish, as you like. Of course. Of okay. course, but we... Yep, go ahead. No, please, if you... I can offer this you only for the two partnerships. For the other partnerships, I don't know whether it's available, but this is not changing actually what you find in the topic text. It's just reassure you that KPIs and what we ask as an expected outcome in a topic really perfectly match. And that's the same for all the other partnerships. So use this as a useful background information for cross-checking. But that's all. It's not a change of the topic. It just helps you a bit to understand how this partnership will work. Okay? Okay, thank you. Okay, let's go to the next question, which is about which call might fund projects about intelligent algorithms for the tracking and big data. So maybe DG Connect can reply to this question. I'm not sure I understand exactly the question, but clearly the big data analytics is in destination 3. And there is, I think, no topic in 21 in this big data analytics. I think this topic is for the 22 call. So I would refer really to that part. I don't know to what extent some of the AI topics also would be relevant. I cannot judge from the very short question, but AI topics are in the destination 4 and in destination 6. So these are the three elements I can think of. But again, the big data analytics topics is for 22. I don't think there is anything on in 21. Okay. Thank you. Thank you, Mathieu. I also have the floor, I just wanted to complement the question on or the reply on the other actions, because there are also important other actions in the digital area with the quantum specific grant agreements, which are following the framework program agreements framework partnership agreements, which will be open by the end of October due to the current assessment of eligibility conditions. So the quantum topics are organized, most of them are organized in this way, that there is first a framework partnership agreement opening end of October until January, 22. And then it will be followed by specific grant agreement within the context of this framework
partnership agreements. So a few months after that, specific grant agreement will be open. And these are all in the other actions as well. They are not open call for proposals like the others. So that's why they are in the other actions. And they are, all, of course, open in the context of the framework partnership agreements. Okay, thank you. Thank you, Mathieu. I would like to reply to a technical question if they are available, the slides relative to the different sessions that we held during those days. Of course, we are uploading them, and we will upload all the presentation by next week at the very end of the info week. So there is another question, which is the importance and relevance of processes to transform materials in the topic resilience 108. Thank you, Jürgen. Probably this is for you. I'm not sure that... Jürgen, I'm not sure if you had the chance to reply, to listen to me. There was a question, which is the importance and relevance of processes to transform materials in the topic? Yeah, if you can you hear me? Because I was just thrown out of the network when you were repeating the questions. So I had just looked into the topic text where this is not expressly mentioned. So I don't want to take a position now on this. It's certainly a pertinent question, but I suggest you go via the national contact points where we have a rapid mechanism also to give answers. Yeah, sorry for being a bit formal, but I don't want to start now interpreting here the topic in detail. Okay. Jürgen, I believe that this is the right way to answer in this way. I mean, there are also the national contact points to support you on defining the different topics, and we will be able to ask also to the European Commission if this is the right position of or not. So, Gabriella. Yes, I'm switching to Italian, I'm sorry. It's a question about the availability of slides. Vi confermo che per tutte le sessioni per cui sono già disponibili i video, cliccando su materiali online, vi assicuro che ci sono anche le slide. Nei prossimi giorni troverete quelle di tutte le sessioni che si susseguiranno da oggi fino a venerdì. Let's go to the next question, which is... if the building of digital systems for the management of operation through information exchange in the sector of transport can find some calls in cluster four. Can you repeat again, because I try also to read the Italian, but I would need your help again. Yeah, the question is whether it would be possible to build a digital system for the management of operation in the transport field, and whether this can be done under some of the calls available in cluster four. Okay. I think we should bear in mind one important thing. Cluster four, as far as digital is concerned, is really about the core digital technologies. Developments which will not be sector specific, apart from some specific topics where we call for some specific use cases in AI, I think in Destination 4, for instance. But in general, the digital applications developments are better fit in the relevant clusters. So in the transport domain, I would refer to cluster 5. I don't know if there is any topic really that would meet the kind of thing that the person is looking for, but I in general the technologies that we develop in digital in cluster four are more general purpose. Of course, there are also some of them which are clearly targeted to the manufacturing sector. So that's we have just seen some specific topics in digital in the manufacturing sectors, of course. But in Destination 3, for instance, it's really about generic general purpose and sector agnostic data technologies.
and in destination 4 and 6 as well. It's really about digital technologies core ones, which will then be further developed into specific applications in various in the other clusters or in the future work program. So I would really make that distinction, but it doesn't mean that you could also find some specific use cases in some of the topics in AI, for instance, and there is no prescription on which specific sector to focus. So it's open for various proposals. So you can look also at these topics. But in general, I would also invite you to look at Cluster 5 work program. Thank you, Mathieu. I would like to reply to look at the second and third question that is dedicated to you, Mathieu, actually, because is looking for an analysis of the topic call that are related to digital in the overall Horizon Europe. So you were used as DG Connect to make it in Horizon 2020 like a summary of all the digital related topics, and the community is asking if you are going to do the same also for Horizon Europe. And there is also another question, which is the one, which is the relation with Digital Europe program. Thank you, Mathieu. So the first question, indeed, we'll try to do something similar to what we did in H2020 and make an inventory of all the digital topics or topics with a digital, an important digital component across the clusters. We do have internally already flagged and or tagged all the topics with an important digital component and also with an AI component in all clusters. So we do have internally the tool, and we are we'll be discussing how to make it public information and how to compile something which is useful also for the applicants from that. So it's, I think it's indeed very important to help stakeholders to find their way as regard digital in Horizon Europe. Now the link with Digital Europe, As you know, and we repeat that every time, Digital Europe is about the phase after research innovation. It's about the deployment of mature technologies. So it's about deployment of infrastructure of technologies which are ready to be used on a wide scale. So it's not about innovation anymore. It's about having concrete products, services from digital technologies. So I think the distinction should be very clear to everyone. And if I can make an example of the link, I would use the data technologies that we will that will be developed in the context of Destination 3 in this cluster. These will be the next generation of data technologies, which will enable us to ensure, the privacy requirement, a number of things related to the data management. So it will be the next data generation, data technologies generation, which will then, in principle, be developed, deployed in the data, the European data spaces developed in Digital Europe. So Digital Europe will start with the current data technologies, if you wish, in the common data spaces that will be deployed as soon as we have a work program. And then in a few years' time, when the new next generation data technologies will come out of Cluster 4, we expect that some of these technologies will be further deployed in reality in those common data spaces. So I think we should see the link between the two programs in that way, that we developed new technologies in Cluster 4, and then they can be used in various contexts in the projects of Digital Europe a few years later when they are become mature. Thank you, Mathieu. Gabriella? Yes, the next question is about topic 62, space weather. The specific question is whether there is room to propose proposals related to basic research, basic science, or whether there are
already some specific applications that to be that should be developed within this topic. Ok, posso rispondere in italiano a questa domanda? La risposta è sì, c'è spazio anche per questo tipo di applicazioni più scientifiche, soprattutto per quello che riguarda la parte di simulazione e di previsione dello space weather. Ancora siamo molto lontani da avere servizi operativi in questo campo. Quello che si vuole fare è cercare di creare anche la scienza per ottenere dei servizi operativi in questo ambito nel futuro prossimo. Quindi la risposta è sì. I TRL che proponiamo sono in realtà intermedi, 3-4 nel topic per quello che riguarda i progetti, ma sicuramente c'è parte per, come è descritto nel topic, anche per simulazioni ab inizio, quindi scienza di base. Quindi la risposta è sì, fondamentalmente. Okay, grazie. I'm switching again to Italian because there are several questions about space. La prima, se le eventuali bandi relativi all'ESA verranno direttamente aperti da ESA. La seconda, qual è la relazione tra Space Program e Horizon Europe? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è sì, ci saranno dei grant che verranno direttamente istituiti dall'ESA e quindi vi invito a monitorare i siti dell'ESA per quello che riguarda l'apertura di questi bandi e le caratteristiche specifiche. E, per quanto riguarda la relazione tra il programma spaziale e Horizon Europe, ho cercato di spiegarlo prima. Il programma spaziale definisce gli obiettivi comuni che abbiamo per lo sviluppo di alcune infrastrutture che servono alcune infrastrutture spaziali come Copernicus, Galileo, EGNOS e ne aggiunge alcune nuove che non erano presenti prima come SSA e GOSSAT.COM. Horizon Europe serve a supportare l'evoluzione delle tecnologie spaziali. Delle tecnologie spaziali che sono oggetto del programma spaziale europeo. Il programma spaziale finanzia le operazioni e quindi tutto ciò che è relativo ai lanci dei satelliti, alla costruzione dei satelliti e alla gestione operativa dei programmi. Horizon Europe si focalizza sull'espansione e sul futuro di questi programmi, ciò che è necessario nei prossimi anni per farli evolvere. Grazie Francesco. Riprendo nuovamente la parola. C'è un'ultima domanda e mi piace chiudere in realtà con questa ultima domanda che vorrei attribuire alla dottoressa Giannotti rispetto alla rilevanza del coinvolgimento di appunto scienze socio-economiche e umanistiche. Fosca, se vuoi rispondere, visto... Sì, diciamo, questo è molto esplicito nelle varie call, no? Nelle varie call trovate esplicitamente topic su cui è richiesta la presenza di scienze umane, di social science e humanities, quindi diciamo non ci sono grandi dubbi, ecco. Nelle mie slide ne avevo già menzionate alcuni topic dove era proprio esplicito nel testo. Grazie. Okay. On social science, may I add? I yeah, tried to course. Follow now the Italian explanations, sorry, but I sorry. Will... No, of no, course. It's fine. It's perfect. What I said, I was enthusiastic by the fact, I mean, I said in my presentation, was enthusiastic by the fact that there is a space for social science and humanities, and that yeah. should, I was trying to call them. For Thanks a lot. Yeah, I see here the question in Slido, if you allow me just to add. SSH, social science and humanities, is sometimes mentioned as such. And if I look into one topic, Twin Transition 0101, about AI and robotics, it's actually a requisite. And sometimes we are actually going deeper in topics, such as speaking about well-being of workers in construction, where you have also this aspect. So please look into the topic text. You have to decide on this really case by case. But the general trend is we would like to have to attach more importance to SSH and general topics. Thank you. Thank you, Jürgen, and I would like really to take this final question as the really final. Unfortunately, we have other session following the cluster one session, the cluster four dedicated session, sorry. I would like to thank all the speakers and all the experts that were following us. Grazie anche da parte nostra
per la vostra partecipazione alla giornata. Io chiaramente ricordo, ci vedremo tutte le domande che avete posto in modo tale anche da poter utilizzare queste vostre richieste di chiarimento per appunto magari fornire delle risposte anche in altri modi. E ricordo che a seguire vi è la sessione relativa a Wide Era e quindi a tutte le azioni dedicate alla partecipazione delle Widening Countries e della strutturazione della comunità europea di ricerca. Thank you everyone, another time. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.